I quarti di finale promozione in DNB Basket tornano questa sera con la BCC Vasto di scena a Montegranaro per il secondo impegno agonistico del quintetto guidato da coach Di Salvatore. Gara 2 dunque per la BCC Vasto che in caso di vittoria sul Podorosa Montegranaro questa sera con palla 2 alle ore 21:15 si ritroverebbe qualificata. Prendendone atto affrontiamo la trasferta formato coach Di Salvatore come ne abbiamo affrontate tante altre, un altro piccolo passo per dare ancora lustro e decoro ad un campionato da Oscar con le tante soddisfazioni raccolte strada facendo per ottenere un risultato oltre ogni possibile ed immaginabile aspettativa. Fin dalla prima gara, ha affermato ancora coach Di Salvatore, si era sempre parlato di una salvezza abbastanza tranquilla da ottenere quanto prima possibile e centrato in pieno il primo obiettivo, l'appetito ci è venuto mangiando fino ad arrivare dove oggi siamo giunti. Ci recheremo in terra marchigiana anche con la legge dei grandi numeri non troppo a favore, perché vincere 3 gare su altrettante giocate vuol dire tutto o forse niente, ma le somme cominceremo a tirarle fra meno di 24 ore. La vittoria per andare avanti, la sconfitta per rimandare tutto a gara 3, eventualmente sul parquet del Pala BCC sabato 19 alle ore 21:15. Nelle altre gare dei quarti, due sono i risultati scontati in partenza con differenza canestri a dir poco sconcertanti, mentre la pallacanestro Pescara si reca a Senigallia attanagliata da ben altri problemi ed uscita dal Pala Elettra con lo stesso meno 9, 76-67, che si è registrato fra la BCC Vasto ed il Montegranaro 53-44. Scenderanno in campo giovedì 15 maggio tutte le altre squadre, l'Amatori Pescara, il Globo Giulianova, la BPR Lanciano. L'Amatori, dopo aver superato il Senigallia, potrebbe chiudere già in gara 2. Si gioca al Palatriccoli, in quanto il palazzetto senigalliese è stato danneggiato dall'ultima alluvione. Il Globo Giulianova, invece, si gioca la sua ultima occasione contro la capolista latina al Palacastrum. Infine, la BPR Lanciano, dopo il sesto successo consecutivo ottenuto contro il Francavilla Fontana, sarà di scena in Puglia con l'obiettivo di espugnare il Palasport 2006 ed approdare in semifinale.